a tutti ragazze e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo il video per quanto riguarda i finiti di make-up. Questi erano messi nel progetto smaltimento prodotti che io avevo fatto per conto mio, perché erano i prodotti, tra virgolette, più vecchi della mia collezione. E quindi li ho messi tutti insieme in una scatolina. Finiti ovviamente, e automaticamente vi volevo fare un resoconto di quello che ho utilizzato, se mi sono trovata bene oppure no. La prima cosa che vi faccio vedere è questa. Questa è una crema Nivea, io l'ho tagliata perché vedete è tagliata, perché è la mia crema preferita in assoluto, perché è in gel. Questa crema io la utilizzo di più in estate, perché vedete io sono con la crema questa qui di Essence per uniformare il viso e io sto morendo dal caldo e sono lucidissima ovviamente perché sto sudando. E io ho questa crema, questa, io ho tante creme, veramente una miriade di creme, ma questa crema mi dà un effetto bellissimo sulla pelle. Mi piace tantissimo perché è bella fresca, infatti è in gel ed è bella fresca e io la adoro, infatti la voglio ricomprare, ma da questo pone non l'ho trovata. Questa è di 75 ml e ve la consiglio se avete una pelle secca come la mia. Un altro prodotto che ho finito è questo campioncino, credo. No, aspetta, non era un campioncino. Questi erano nei beauty, quelli piccolini di 15 euro, dove c'erano tre prodotti. E questa è una crema di Clinique ed è quella idratante ed è una skin toner correction lotion con SPF 20 ed è un fluido idratante anti-tex, anti-macchia. Io non ho macchie sul viso, fortunatamente, quindi non ho visto tutta questa, diciamo, particolarità per quanto riguarda le macchie, però devo dire che era una crema molto idratante, molto fluida, mi piaceva il fatto che non era pesante sul mio viso, perché io mi sono accorta che determinate creme sul mio viso risultano molto molto pesante e questa non lo era. Ho tanti formati così piccolini, quindi non la ricomprerò, ma sono sicura che li troverò qui sparsi nella mia beauty. Allora, poi vi faccio vedere questa cipria di Astra con il pack vecchissimo, lo specchio, qui c'era la cipria e poi c'era il coperchietto con il puff. Questa è una cipria che ho utilizzato era messa, diciamo, dentro la mia borsa così da poter fare i ritocchi mentre era in giro. L'ho utilizzata, mi è piaciuta tantissimo. Alla fine, quando si è fatto il buco, che era abbastanza grande, si è sgretolata tutto, quindi l'ho tutta rotta e poi l'ho utilizzata come cipria in polvere. L'ho finita e quindi mi sono trovata bene. Non la ricompro perché ho un cassetto pieno di ciprie, che sarebbe questo. Poi, un altro prodotto che ho finito è il Bio Primer di Neve Cosmetics. Questo qui, non lo so se adesso hanno fatto un packaging diverso. Questo era no fragranze, no siliconi, no parabeni, non petrolati. Era cruelty free, 40 ml di prodotto. Ed era quello luminoso, se non mi sbaglio. C'è scritto silicone free, ravvivante per pelle secca e spenta. Io l'ho utilizzato, non so se si vede, ci sono tipo delle macchie all'interno della confezione. L'ho utilizzato, sinceramente non è che mi sono trovata bene, nel senso che io ho utilizzato quelli di Essence, che adesso vi faccio vedere. No, che non è qua, aspetta, dov'è quello di Essence? Comunque, quello nel tubetto così blu è quello di Astra e io mi sono trovata benissimo. Questo non mi dice niente, infatti non lo riacquisterò assolutamente. Un altro primer per quanto riguarda gli occhi è questo. Questo era quello per il viso. Base, sì. Questo era quello per il viso, questo è quello per gli occhi. L'ho utilizzato tutto, infatti vedete era tutto attorcigliato per prendere, diciamo, fino alla fine. Mi sono trovata bene. Io non trovo differenza tra il primer occhi e il correttore. Io infatti spesso mi capita di utilizzare il correttore perché o ho finito il primer oppure non lo trovo nella postazione e quindi prendo il correttore perché so che in questo cassetto, cioè qui proprio alla mia sinistra, lo trovo subito e quindi
Non lo riacquisterò solo per questo motivo, perché mi sto trovando bene con i correttori e quindi utilizzo quelli. Poi, un altro prodotto che ho finito è il mascara, questo qui di Kiko, ed è il Extra Scalp Volume Mascara. Io mi sono trovata benissimo con questo mascara perché ha la forma che a me piace. A me piace sia questo così che quello a forma di cono. Questo prendeva tutte le ciglia, me li volumizzava e mi durava tantissimo. Io per struccarlo vedevo veramente le pene dell'inferno proprio perché non riuscivo a struccarlo per bene. Infatti io di norma faccio bagno le mani con tipo l'acqua calda, tocco le ciglia, le strofino leggermente le ciglia e poi passo il come si chiama? Il batuffolino, quello di cotone riutilizzabile e tolgo il make-up e tutto. Però mi sono trovata bene con questo mascara. Non lo riacquisterò perché ho un cassetto pieno di mascara. Molte cose non le riacquisto veramente perché ho tantissimi prodotti e mi sembra stupido, tra virgolette, acquistarne altri. Un altro prodotto che ho finito è il cancelletta di Maybelline, l'Anti-Age. Questa era nella colorazione light. All'ultimo ho dovuto togliere la spugnetta perché era tutto inzuppato, diciamo, con la spugnetta e quindi non mi sono trovata bene. L'ho utilizzato tutto perché? Perché mi è piaciuto tantissimo. Infatti è stato quello che ho ricomprato e messo nei cassetti del futuro. Perché quando una cosa mi piace la riacquisto, però la metto di lato perché prima voglio provare altri prodotti e poi se non mi trovo bene so sempre dove rifugiarmi. E questo è ottimo. Il prezzo, se non mi sbaglio, era sulle 8 euro, ma veramente buono come prodotto. Mi scuso se mi vedete lucido e tutto, ma si sta morendo dal caldo. Un altro prodotto che non riesco nemmeno a farvi vedere, tranne che riesco a rompere il pack, è la matita nera per eccellenza. Ed è questa matita qua. Questa è la matita Luna. Questa matita io l'ho acquistata al mercato. Questa è una matita che veramente mi ha sconvolto letteralmente perché io ho una miriade, scusate, io ho una miriade di matite nere, ma che non mi scrivono dentro l'occhio, nel senso, io la metto e tutto a posto. Dopo nemmeno un paio di minuti la matita all'interno dell'occhio non esiste più. Quindi automaticamente o devo mettere un eyeliner che spesso mi fa una specie di bollicina, però niente di che, oppure ci devo mettere di sopra il colore tamponato. Quindi se metto la matita nera devo tamponare un colore nero, se metto la matita bordeaux devo tamponare un colore bordeaux. Però sinceramente con questa non c'era proprio bisogno, era un nero eccezionale. Questa era la matita, vedete, l'ho lasciata così con il tappino, ma questa la tengo sempre messa da parte. Era un nero bellissimo, bellissimo e scriventissimo all'interno dell'occhio. Poi, altri prodotti che vi faccio vedere sono due. Ah, c'è un'altra matita. Allora, sempre per quanto riguarda le matite, ho finito questa qui di Essence, che è la Satin Move. Questa è la matita finita di Essence, ma non vi preoccupate perché ce n'ho altri due, perché è la matita per eccellenza che a me piace perché è un malva che su di me è eccezionale, è proprio la mia matita questa, infatti si chiama Satin Move. Mi è piaciuta tantissimo, infatti ne ho due messe di scorta. Poi, due prodotti che vi faccio vedere sono queste due cialdine dove c'erano due ombretti. Uno era un color crema, e questo era un malva uguale alla matita. Allora, questi due ombretti mi sono stati venduti, hanno la cialdina calamitata dietro, quindi non so se sono originali o meno. Questi mi sono stati venduti come ombretti della MAC. Io non ho trovato poi i dupe, tra virgolette, degli ombretti della MAC, quindi credo che mi hanno dato una bufala. Questo è stato proprio un acquisto fatto quasi all'inizio del canale, quindi possiamo dire un bel po' di anni fa, più di 10 anni fa, e quindi
li ho consumati però, perché il malva lo utilizzavo come ombretto nella piega e il panna su tutto l'occhio oppure sotto l'arcata sopraccigliare. Mi sono trovata benissimo con questi ombretti. Spero solo che erano quelli della MAC, però. Boh. Le ultime due cose e abbiamo finito, sì. Le ultime due cose abbiamo finito sono un blush e un ombretto. Questo è un ombretto di Catrice che era lo 090 Brimmy Frosted Cake ed era un color panna. Io il color panna lo utilizzo tantissimo, come vi ho detto, o per opacizzare il correttore oppure sotto l'arcata sopraccigliare per sfumare bene gli ombretti. Mi trovo benissimo e questo l'ho finito letteralmente. E poi per finire ho finito il blush di Essence, che è il Silk Touch Blush nella colorazione 10 Adorable. Finito totale perché mi sono trovata bene e mi è piaciuto veramente tanto. Bene, questi sono tutti i prodotti che ho finito. Ditemi voi se sono stata brava o meno. Io mi sono comportata bene, li ho utilizzati fino alla fine. Ovviamente ne metterò altri da utilizzare. Infatti voglio cercare di mettermi i prodotti quasi che stanno anche per finire, così li finisco e non li metto, diciamo, accantonati per utilizzare altri prodotti. Voglio cercare di utilizzare più prodotti possibili e anche far girare il mio make-up perché veramente ne ho abbastanza. Il prodotto infatti che mi vedete indossare è proprio uno di questo. Poi vediamo se riesco a farvi un video. Per adesso credo che sia tutto. Ditemi voi se vi è piaciuto questo video. Ovviamente giù nei commenti scrivetemi quello che volete, ovviamente, così ci teniamo anche così in caso ci teniamo in contatto per i prodotti finiti e altro. Se fate questo tipologia di video, mettetemelo anche qua sotto, commentatemi, tipo io ho fatto anche il video, se vuoi venire a vederlo, che io vengo perché mi piacciono vedere questi tipi di video e mi piace anche guardare persone nuove qui su YouTube. Per quanto riguarda questo video è tutto, io sudata come uno speck al sole, vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Thank you.